10 mesi fa ringraziavo pubblicamente, tramite un video come questo, quelle 1500 persone che si erano iscritte al mio canale. Adesso vorrei ringraziare le altre 1500 perché nel frattempo, in questi 10 mesi, gli iscritti si sono raddoppiati. E contemporaneamente, nello stesso tempo, insomma, voglio dire, sono aumentate proporzionalmente anche le visualizzazioni, ma non solo, anche i tempi di visualizzazione, non so, credo si chiamino fidelizzazioni, il tempo che uno dedica a guardare questi video, insomma, è decisamente aumentato anche in maniera sensibile. Ritengo che questi iscritti, che per me sono tanti, 3.000, insomma, per un canale come questo, che non, diciamo, che non concede molto, no, al gioco, al divertimento, al passatempo, al riso, se non un po' qualche video buffonesco che ho fatto in passato, insomma, e che magari continuo anche a fare, ma insomma sotto c'è sempre un po' di satira fatta non soltanto per ridere, ma anche per far riflettere. Prevedono che ci sia perlomeno la disponibilità di chi segue all'ascolto. E anche il tempo rubato alle cose che si fanno nella quotidianità, oppure a quell'attività di surfing che facciamo costantemente quando andiamo sui social, insomma, no? Per cui, insomma, siamo colpiti semplicemente dall'immagine, tutto quello che ci fa perdere tempo a leggere o a stare su una cosa, lo saltiamo a piè pari, insomma. O ci piacciono le formule, le formulette, gli aforismi molto brevi, no? Queste cose qua. Ecco, non è un luogo per queste cose, almeno questo canale di YouTube. Facendo un bilancio anche dell'attività svolta, prima di fare questo video stavo cercando di ricostruire alcuni percorsi che sono stati fatti. Scoprivo anche delle cose che nel numero non mi ero dimenticato anche di aver fatto. Intanto sono contento perché sono riuscito a portare a termine quel progetto che avevo annunciato riguardo alla lettura integrale dei fratelli Karamazov. Insomma, questa è andata, è costata 5 mesi di lavoro, ma da quel che mi accorgo, insomma, è anche stato uno strumento, almeno per alcuni, per avvicinarsi a quest'opera, per gustarla e per avere il modo poi di, come dire, di farla propria, insomma, di lavorarci sopra su quest'opera. Quindi di analizzarla anche con una modalità diversa che se l'avesse approcciata con la sola lettura. Tra l'altro, cosa che mi ha fatto piacere, insomma, una mia amica russa l'ha gustata in italiano, insomma, a parte i termini russi forse non pronunciati in maniera del tutto corretta, però insomma la sentiva vicina alla sensibilità che perlomeno percepiva lei di Dostoevsky, e questo mi fa piacere. Ci sono state molte altre letture integrali di romanzi, non solo romanzi, ma per citare i romanzi, e tanto anche per ricordarvi, per suggerirvi alcuni titoli, adesso ve ne elencherò un po'. Su questi, diciamo così, c'è stata una piccola variazione, nel senso che mentre mi ero proposto, quando ho creato questo canale 7 anni fa, di leggere, di proporre soltanto cose fatte da me, quindi lette da me, insomma, di non portare video fatti da altri. Beh, per le letture non ho portato video fatti da altri, ma per alcune letture, in modo tale da ampliare la possibilità di scelta di audiolibri, la gamma di audiolibri disponibili, ho raccolto letture già fatte, perché leggere un libro, insomma, richiede tante ore di lavoro, insomma, voi lo sapete bene, non è come leggere una poesia, insomma. Soprattutto quando uno si fa tutto da solo e quindi deve poi farsi un gran lavoro di sistemazione, di cose, insomma. Leggere e arrivare a finire questo prodotto, insomma, e di postarlo, è un lavoro notevole. Allora, per
per alcuni audiolibri che ho trovato già fatto e che ritenevo interessanti da proporre, ho preferito prenderli direttamente dalla rete, ma non prenderli passivamente, insomma, ho fatto un lavoro di togliere un po' tutto quello che era superfluo, insomma, inserimenti musicali, presentazioni e quant'altro, e arrivare direttamente al testo, ovviamente scrivendo sotto, il lettore di questo libro, insomma, quando sono riuscito a recuperarlo. In pochi casi non sono riuscito a recuperare il lettore, insomma, non era evidente, non c'era scritto, non veniva riportato. Ma quando sono riuscito, ho preferito ricorrere a letture già fatte, cercando la migliore possibile, ma a volte ce n'è una sola e quindi la lettura è quella. Quando la registrazione era stata fatta male, ho cercato anche di migliorare la qualità audio per quello che mi è possibile con i mezzi tecnici di cui dispongo e poi di comprimerla, diciamo così, in un unico, pochi file e di renderla disponibile senza altre cose, senza altre brani o musiche interposte che potessero rallentarne la fruizione, cosa che diciamo tenendo conto che YouTube è un mezzo in cui le cose si puliscono molto rapidamente nel più breve tempo possibile, insomma, mi sembrava superfluo. E quindi comunque c'è stato un mio lavoro in questo senso, insomma, nel rendere queste cose, almeno secondo il mio punto di vista, più facilmente fruibili possibili, insomma. La modifica che c'è stata nel programma, insomma, nel proposito di questo canale è stata quella di inserire anche letture fatte da altri, oltre alle mie. Tra l'altro, di darvi la possibilità anche di ascoltare voci diverse e quindi di fare anche un confronto tra le voci di vari lettori, tra i modi di interpretare, insomma. Perché io credo che in questo settore non ci sia un unico modo di leggere, non ci sia un unico modo di sentire un testo, non ci sia un unico tipo di voce che sia quella bella e quella adatta, insomma, ma ci siano tante gamme, tante sfumature, tanti modi di sentire, di avvicinarsi, tante sensibilità con cui all'interno delle quali un testo risuona, insomma, e quindi era giusto ascoltarne anche una gamma più varia, insomma. E oltre a questa gamma più varia, attraverso questa metodologia, darvi anche la possibilità di ascoltare più libri, di mettervi a disposizione più libri, i quali sono a disposizione in maniera del tutto gratuita, perché c'è anche da dire che, insomma, questa modalità dell'audiolibro sembra sia un qualcosa che sta prendendo piede, insomma, si sta affermando. Noto che c'è sempre di più l'interesse per l'audiolibro e anche che in rete molte organizzazioni, molte strutture sicuramente più dotate di mezzi, più organizzate di quello che posso essere io nella mia singolarità, si stanno muovendo per creare un qualcosa che ruota attorno all'audiolibro, per promuovere, per proporre audiolibri. E spesso dietro a questo c'è anche la richiesta di un prezzo, insomma, sono cose che a volte vengono messe a pagamento. Ecco. Tengo a precisare che, insomma, quello che invece esce dal mio canale, almeno finché le cose stanno così, è del tutto gratuito e quindi fruibile, per il solito discorso che penso che la cultura, debba essere un patrimonio comune e che deve essere messo a disposizione gratuitamente. Diciamo, detto che il progetto, insomma, piuttosto grande e corposo della lettura integrale dei Fratelli Karamazov è stato portato a termine ed è già utilizzato e lo trovate anche su un'applicazione per l'iPhone, insomma, che si chiama appunto Audiolibri. Mi sono accorto che le letture integrali di romanzi, di libri completi, diciamo così, sono
state tante, e parlo solo di quelle che ho pubblicato in questi ultimi mesi, da gennaio di quest'anno fino adesso. In questo tempo che sto analizzando, in cui gli iscritti sono, come dicevo prima, raddoppiati, da 1.500 sono diventati 3.000 proprio oggi. Tra questi libri vi richiamo i titoli perché vorrei suggerirvene, insomma, qualcuno. Ve li elenco. Della Duras, Testi segreti. 100.000 gavette di ghiaccio, di Bedeschi. Morte a Venezia, di Thomas Mann. Geologia di un padre di Valerio Magrelli, libro che io trovo molto, molto bello, delicato e che è stato poco, poco visto, ma ve lo suggerisco. Il diario di Adamo ed Eva, di Mark Twain, Messie Ibrahim e i fiori del Corano, di Schmidt, molte letture di Chekhov, tra cui La steppa e parecchie novelle, racconti. Le Metamorfosi di Kafka, Il diavolo nella bottiglia di Stevenson. Troverete il Simposio e l'Apologia di Socrate di Platone. Il piccolo principe, che ho provato a rileggere, perché tra parentesi, insomma, ho cercato in questi mesi di migliorare un pochino per quanto mi è possibile la qualità audio. Perché mi accorgo che molti video fatti in precedenza, visto che usavo semplicemente una web, erano di qualità audio molto scadente, insomma. E poi anche perché un po' alla volta si migliora nella lettura, miglioriamo tutti un po' alla volta, facendo le cose. E sempre tra parentesi, insomma, diciamo che ho lavorato negli ultimi mesi con un regista, con un bravo regista, su un testo che andremo a presentare proprio sabato prossimo, 26 novembre 2016. È un testo scritto da Medici, interpretato da Medici. E questo lavoro su un singolo testo, fatto per mesi con una persona molto preparata a livello teatrale, insomma, molto brava, di grande esperienza, insomma, anche questo è stata un'esperienza per me utile, mi ha dato parecchio, insomma, proprio nel campo delle conoscenze anche tecniche, perché quando non hai una formazione artistica, insomma, provieni da tutt'altro settore, insomma, appunto, io ho fatto il medico nella mia vita, quindi, insomma, questa attività rimane un'attività che ha il carattere dilettantesco, insomma. Hobbistico, la fai per passione, no? Però anche la passione, insomma, ha bisogno poi di un minimo di tecnica su cui impiantarsi. E allora anche questo lavoro fatto in questi mesi, proprio da gennaio, febbraio di quest'anno, insomma, che andrà poi a sfociare in questa rappresentazione fra una settimana, insomma, mi è stato utile anche per migliorare un pochino la tecnica. Ma ritornando all'elenco delle opere che troverete, che potete trovare, dei libri, degli audiolibri che potrete trovare nel mio canale, troverete L'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo, Donne di Bukowski, Il diavolo in corpo di Radiguet, La tana, racconto lungo di Kafka, molto importante, anche per capire cos'è l'ossessione, la nevrosi ossessiva. Una storia semplice di Sasha, Niente di nuovo sul fronte occidentale, famosissimo libro di Remarque, Il gatto pardo di Tommasi di Lampedusa, Il deserto dei Tartari di Buzzati, La cosmetica del nemico di Natalino Tomba, Bartleby lo scrivano di Melville, La malinconia dei leoni di Gutierrez, La casa dell'incesto di Renin, Le fondamenta degli incurabili di Brodsky, un libro che dovreste leggere per entrare anche per capire meglio Venezia.
Il sottotenente Gulstl, Premonitore, il primo libro in cui emerge e costruito tutto sul flusso di coscienza, no? Che verrà poi, su cui poi si fonderà l'Ulisse di Joyce, sottotenente Gulstl di Schnitzler. La storia immortale della Blixen, Morire, sempre di Schnitzler, Il lupo della steppa di Hermann Hesse. La lista è lunga, quindi sarò qui sotto mano. Le variazioni enigmatiche, il mito di Sisifo di Camus, Moderato cantabile, bellissimo libro breve della Duras, Un bicchiere di rabbia di Radan Nassar. Di Saramago troverete parecchi brani estratti da questo mondo e degli altri. L'amante, sempre della Duras, il barone rampante di Calvino, il discorso sulla servitù volontaria, i dolori del giovane Werther di Goethe, Pinocchio di Collodi, letto magistralmente da quello che è stato uno dei miei grandi, e cioè dal grande Paolo Poli, Gita il faro, letto dalla Proclaimer, La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, Tre camere a Manhattan di Simenon. È stato così, della Ginsburg, uno dei primi libri della Ginsburg, molto bello. Il profeta di Gibram, Laguna di Conrad, Il naso, il seno di Philip Roth, La morte di Ivan Illich di Tolstoi, Il gabbiano Jonathan di Richard Bach, Novecento di Baricco, L'ars amatoria di Ovidio, L'assassinio di Via Belpoggio di Svevo, Il diario di un killer sentimentale di Sepulveda, Oscar e la dama in rosa, sempre di Schmidt, Il vecchio e il mare di Hemingway, La lettera al padre di Kafka, Sylvie, altro libro. Diciamo, questo era il libro più amato da parte di Eco, di Gérard de Nerval. Tutte le mattine del mondo, di Quinard. Poi troverete la lettura integrale dello Stravagario, bellissimo libro di poesia, di Neruda, Un altare per la madre, La leggenda di San Giuliano ospedaliere, Il sogno di un uomo ridicolo, di Dostoevsky, Fontamara di Silone, La ribellione di Roth, Il confessore, Nesbo, Il castello di Kafka, Walser, sette testi inediti, Gioco all'alba di Schnitzler, Fahrenheit 451, Oceano mare, Baricco, lettura integrale, L'accompagnatrice della Barberova, Le cosmicomiche di Calvino, La morte della pizia di Dürrenmatt. Poi troverete anche tanti racconti, racconti anche poco conosciuti, come Il nuotatore di Chevert, tutti racconti completi. Una raccolta abbastanza densa di poesie di Sbarbaro, Solinas, della Dickinson, la lettura integrale di tutte le poesie della Szymborska, dei sonetti di Shakespeare, parecchio della poesia di Pessoa, I fiori del male di Baudelaire. Insomma, queste sono alcune delle cose, ma poi oltre a queste ne troverete anche parecchie altre. Poi mi piace fare anche altro, mi piace fare anche video e ultimamente mi è piaciuto anche un po' viaggiare e fotografare quello che ho visto viaggiando, poi magari mettendolo in video. Quando è possibile, anche magari intervistando la gente, insomma, curiosare quello che succede anche nei posti vicino, anche vicino a casa, perché no? Ecco, adesso sto postando le foto che ho messo insieme nel mio ultimo breve soggiorno veneziano. Ancora sempre sul mio canale, prodotti negli ultimi 10 mesi, potete trovare
La strada di Cormac McCarthy, Opinioni di un clown di Böll, Il piacere di D'Annunzio, Le confessioni di Tolstoi, Il diario di un folle, La ragazza di Bube di Cassola, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, Il giudice e il suo boia di Dürrematt, Kafka sulla spiaggia di Murakami, La malora di Fenoglio, Cronaca di una morte annunziata di Marquez, Kitchen di Yashimoto. Ma poi potrete trovare anche molto altro di poesia, di racconti di fantascienza, di monologhi teatrali, di monologhi su argomenti vari, qualche tentativo anche di monologo shakespeariano, non so, le lezioni americane di Calvino, almeno la parte sulla la lezione sulla leggerezza, poesie varie, sciolte, non soltanto raccolte intere, racconti di autori anche meno noti e racconti di autori noti, Buzzati, Maupassant, Carver, Vassalli, Lovecraft, Selby, Salinger, Chevet, Böll, Hemingway, Flaubert, Yeats, Meyerinck, O'Connor, estratti e incipit di libri, insomma, e poi tentativi di fare video attraverso fotografie oppure video, piccole interviste, piccoli ritratti per quanto riesco a fare. Il progetto ultimo, insomma, è quello di dedicare un po' di video alle fiabe, progetto che ho chiamato Una fiaba al giorno, insomma, no? Il proposito è quello, con una cadenza quotidiana o quasi, di postare una fiaba, fiabe tratte dal patrimonio comune, insomma, internazionale, Andersen, Perrault, Grimm, Calvino, le fiabe italiane, Le mille e una notte, insomma, Esopo per quello che riguarda le favole invece, Fedro. Insomma, leggere e postare una fiaba al giorno. Questo progetto, insomma, dedicato di più all'infanzia oppure a quegli adulti che hanno ancora dei ricordi dei loro momenti infantili e che attraverso queste fiabe riescono un po' a riviverli, insomma, a ritrovarsi, a ritrovare il loro animo dell'infanzia. Fa sempre piacere, insomma, no? Ritrovare il proprio carattere infantile, insomma, riandare con i ricordi al passato, quando questo passato non è così drammatico da ricordare. Questo è un pochino lo spirito del canale, molto a tratti un po' confusionale, insomma, che va in varie direzioni, però sempre con un minimo di linea al suo interno, che è quello di prendere la vita con una certa serietà, le cose che si fanno con una certa serietà. È una linea che è anche suscettibile di un'interazione, nel senso che spesso gli spunti li trovo anche da voi, li trovo in quel che sento quotidianamente, ma mi piace accettare degli stimoli, dei suggerimenti se vengono da chi mi segue. Ovviamente se quelli che mi seguono mi danno degli input positivi, insomma, no? Se il feedback è gratificante, allora viene anche voglia di fare, di stare, insomma, di produrre. E quindi uno degli elementi di questo feedback può essere anche l'iscrizione. Insomma, se voi continuate ad iscrivervi al mio canale e sento che quello che faccio in qualche modo ha un senso, come mi viene detto in molti dei vostri commenti, insomma, sento che è utile, sono più motivato anch'io a continuare in questo lavoro che, ripeto, continuo a fare da solo. E quindi è importante il rapporto con voi. Da questo punto di vista, per me può essere anche interessante uscire dalla virtualità
Mi piacerebbe che molte delle amicizie che si creano qui o su YouTube o negli altri social che frequento, fondamentalmente Facebook, insomma, che queste amicizie virtuali si trasformassero poi in amicizie reali, cioè che la conoscenza virtuale, secondo me, ha un senso come opportunità di incontro, ma poi l'incontro funziona se diventa un incontro vero, un incontro tra due persone, non tra due immagini. Insomma, c'è la mia disponibilità a trasformare gli incontri virtuali in incontri reali. Chi mi segue, insomma, e con chi mi segue si stabilisce la possibilità di un incontro, io sono disponibile, anche perché spesso poi in questi incontri si trovano delle possibilità di mettere a confronto esperienze diverse. E anche suggerimenti per un possibile lavoro, consigli che ci si può dare, insomma, modi di usare meglio il proprio tempo e la propria fantasia. Quindi la mia disponibilità anche per uscire dalla virtualità, ovviamente quando questa cosa è possibile, quando le distanze non sono enormi da colmare, ma per uscire dalla virtualità e trasformare le amicizie in amicizie vere, reali, fatte in cui ci si vede in faccia, insomma, e si parla a tu per tu. Se quanto succede in questo canale può attirare la vostra attenzione, può attirare il vostro gradimento, insomma, vi piace, iscrivetevi. È l'unico elemento di autopromozione che mi posso fare. Iscrivetevi perché in questo modo, diciamo così, aumentate la mia voglia di fare. E a tutti quelli che si sono iscritti finora, e ripeto, sono tanti, perché 3.000 per me sono tanti per un canale come questo, va il mio ringraziamento, insomma. E da questo mi deriva anche la spinta per continuare, per andare avanti. Un saluto a tutti. Buona domenica.